avanti provino una risposta fresca all'ombrellone, invece che fare una chiacchierata sotto l'ombrellone noi la facciamo nel fresco della nostra aria condizionata sul divano, e con noi c'è ancora una volta Edoardo Ripoli che torna a trovarci. Ancora una volta ciao. Grazie di essere qua, perché tu sei di Livorno, quindi a un tiro di schioppo con l'isola d'Elba, sì. E passi la tua estate sul nostro divano. A Pistoia. C'è qualcosa che non va. Che non va, anzi direi che va. Tu sei un uomo di mare, sei abbronzatissimo. Anche la testa si vede. Abbronzatissima. Allora, con te Edoardo abbiamo ripercorso un po' tutte le tue tappe. Abbastanza, sì. Partendo dalla ruota di scorta, che è uno dei tuoi primi, forse dei tuoi primi lavori importanti di cabaret. Direi il sì. Il primo gruppo. Il mio primo gruppo, unico gruppo, perché io ho usato questo. Io ho avuto una carriera da solista e il gruppo l'ho fondato perché credevo in queste persone e credevo in quella nostra forza che ci ha portato, direi, abbastanza avanti. Fra l'altro l'idea di fare cabaret a più voci in tutti i sensi, perché ci sono anche dei pezzettini cantati, eccetera. Sì, sì, sì. E poi è una cosa che è stata ripresa con gli anni, perché nei vari Zelig, nei vari Colorado Caffè, eccetera, sbuca sempre fuori un gruppo che canta o che comunque fa battute a più voci. Quindi avevi avuto un'intuizione buona, davvero. Sì, sì. Poi chiaramente ci sono quelli stati più bravi di noi che l'hanno portata fino in fondo. Noi siamo arrivati quasi in cima al monte e poi siamo tornati indietro per tanti motivi. Però... Siete tornati indietro, però le esperienze importanti le avete fatte come Rai 1, per esempio. Sì, sì. Anno era? Era il 99, la trasmissione si chiamava Periferie Vagabondo Creativo, c'erano molti comici bravi, emergenti dell'epoca, e la trasmissione andava abbastanza bene. E c'eri anche te. C'eravamo anche noi. Sicuri? Sicuri. Vediamo se è vero, va. E adesso? 120 secondi di pubblicità. Cominciate a contare. 1, 2, 3. 4, 5. Io ho fatto l'amore con Contro. Contro ha fatto l'amore con me. Fatto amore con Contro, io, da. Contro si è fatto me, da. L'altro giorno, no? Ci incontro Contro e ti faccio l'amore. Contro, dal canto suo, ha abusato di me. Fatto amore con Contro. Contro mi cinciullò. Senti, ma visto che papà di Latina, qualcuno di... Papà di Roma. Ah, di Roma. Nonno calabrese. Nonno calabrese. Non è che c'hai anche un parente cinese, perché ti vedo molto a tuo agio nei panni del mandarino. Ci fu chi... Ho gli occhi un po' cinesi. Sì. Ci fu chi disse all'epoca che ero anche un bravo mimo, perché mi muovevo proprio a tempo con la musica. Ma infatti, ma carina. Ma non è così. È stato l'unico personaggio che ho... Non hai più però... No, fisicamente io non ho... No, ma a parte quello, poi sei anche molto alto, quindi proprio niente. Però dico, il cinese non è poi un personaggio che hai rifatto mai? No, perché non ho mai trovato una svolta... Test in cinese. Una svolta... Questa è bellina. Una svolta storica a queste persone. Cioè, è rimasta la battuta del Contro. Sì, però comunque fa ridere proprio... Sì, ma noi in tutti i festival siamo andati avanti grazie anche a questi sketch, perché abbiamo fatto sempre eliminatori, semifinali. Noi abbiamo fatto 3 finali, non siamo mai vinto niente, ma 3 finali di fila abbiamo fatte. Ci siete arrivati. Momenti belli. Vedo che tu hai questa giacca, che è una giacca importante, che è quella di Salvatore, giacca il viaggiatore. Del mio ingresso nella Vega Star, diciamo. Quindi devi molto della tua carriera a questa giacca. Prima di parlare con Salvatore ti faccio vedere un presentatore, perché certo. Non solo comici fanno i provini, ma anche i presentatori. Allora, lui si chiama Simone Moretto ed è un presentatore che addirittura nel suo provino intervista Vespa e l'avventura. Pensa un po', vedi? Viene avanti provino. Sono Simone Moretto e ultimamente presento anche varie serate. Ho presentato un'ultima ad Aria Zelig, quindi mi sto muovendo un po' bene, ecco. Allora, ma passiamo subito a presentare lo staff che abbiamo qui oggi qui con noi. In ordine crescente abbiamo dal più grande, l'assoluto protagonista di tante nottate su Rai 1, l'eccellentissimo e bravissimo Bruno Vespa. Un applauso, grazie. Grazie Bruno per essere venuto, per essere accorso. Allora, gli altri ospiti, vedo che li avete già intravisti. Abbiamo assolutamente Simona Ventura, che ci ha concesso un momento, proprio un buco tra una registrazione e l'altra. Grazie Simona di essere venuta.
Allora, Simo, vediamo un po'. Allora, c'è una pausa tra un tempo e l'altro delle partite, ma c'è una cosa che tutti vogliono chiederti assolutamente. Ma com'è che alla tua età, prima domanda, sei ancora così affascinante e non fare quella faccia che lo sanno tutti? Ma soprattutto la seconda, ancora è molto più importante. Ma adesso, ma sei fidanzata o sei single? E poi la terza, qua un po' chiederei anche al pubblico un po' di enfasi per questo domandone. Un po' mi vergogno. No, è che tra l'altro stasera, Simo, saresti disponibile a una cenetta, una pizza, anche una cosa così fra amici? No. Bravo lui, eh? Bravo. No, e poi dicevo, ha un'espressione particolare. Lui sembra insieme Mago Forrest, sì. Ficarro Piccone, sì, dei due, e poi Franco Battiato. Franco Battiato, 20 anni fa. Comunque questo simile. Moretto è uno dei più bravi. Non dovrebbe stare a Vieni Avanti Provino, forse no, dovrebbe stare su questo avanti, divano, sì, perché sì, è veramente bravo, l'abbiamo fatto vedere molto volentieri. C'è posto. Senti, fra le tue cose so che hai scritto anche una canzone. Tante. Ora ultimamente ne ho scritta una per il nostro amico Mons, in questo bellissimo... La sigla di questo programma è di Mons. Di Mons, sì, tra l'altro. Dire, sì. In questo bellissimo Bambino delle Fragole c'è una canzone in cui sono l'autore del testo, che si chiama Capolinea. È una cosa abbastanza un po' patetica, un po'... Perché tu hai un forte lato malinconico, sì, vero? Forza, sì, come sì, tutti sì. I comici, forse. Sì, penso di sì. Ma io poi la malinconia è sempre stato un elemento mio personale, anche da ragazzino. Anche pure di ispirazione. Sì, non ho mai sofferto niente di particolarmente luttuoso, però la malinconia c'è sempre stata. Ma noi invece vogliamo chiudere ridendo, perché è estate, dobbiamo divertirci, quindi Salvatore. Chiedo a te un'esperienza particolare in giro magari, ma senti, no? Con la mia moglie, senti, io a volte per far guappetto, farle vedere che sono uomo, no? Cosa faccio? Supero in macchina, no? Sì. Sorpassi azzardati. Tempo fa mi fece: delinquente te, io ti spacco le orna, te, ti spacco, ti rompo le orna, la mia moglie tranquilla, e io poi le rifaccio. Una notte mia moglie scappò con il motociclista, ma lo sai, dai. Mamma, io dal trauma sono rimasto scioccato per un mese, tutte le notti che nel mio letto sentivo sotto casa il rumore di una moto, facevo... Questo è il trauma del ricordo, me lo immagino. Sì, ma cosa hai capito? Avevo paura che me l'avessero riportata. No, non è vero. Non è vero, non è così. Viva le donne, viva le mogli soprattutto. È finita questa puntata, Edoardo, grazie, perché non so se avrai tempo di tornare a trovarci, comunque sei sempre il benvenuto, grazie a te, grazie a voi che ci avete seguito anche per questa puntata di Vieni Avanti Provino. Alla prossima, ciao.